Allora, da tre là. Esatto. Non c'è due senza tre? Sarebbe bello farne un altro, però sono contento di aver fatto gol adesso nella partita scorsa e speriamo che veramente arriveranno altri gol. Cominciato uno buono finalmente dopo quell'altro falso. Quale? Quello non valido, dico, dai, uno valido, quello che non è falso a niente, no? Ah, quello lì sì, sono un po' di... Uno buono dopo un altro inutile. È vero. No, sono contento di questo gol e anche per la vittoria, che è stato molto importante per noi come squadra. Ti dico, l'Antonio è stato una specie di profeta, l'avevo visto. Io l'avevo detto, si parlava in generale dei difensori, l'avevo detto, Davvero ha fatto un gol inutile come De Luca. Ma dici, si comincia con un gol inutile, tanto importante, ritrovarlo, puntualmente, top. Un giorno dopo hai segnato. Quindi quello è vero, però alla fine gol non gol, alla fine era proprio importante di vincere e di portare a casa sta vittoria. Senti, ma tu sei abituato a farne molti gol? Beh, a Brescia avrò fatto 5-6 gol, anche di calcio, sì, sempre di calcio d'angolo, di punizione. E speriamo che pure qua a Bari potrei ancora fare altri. Quindi a Brescia fu la stagione migliore che ti portò a Palermo poi, no? Sì, ma dico, penso anche che a Palermo il primo e il secondo anno pure lì, poi il terzo anno è stato un po' un anno un po' difficile, però adesso sto provando a mettermi nuovo in mostra, in gioco e spero di far bene. Senti, adesso ho trovato il gol, rischi anche di ritrovare anche la maglia titolare perché Sabelli non sta bene. Sì, poi decide il mister come schierare la squadra. Io ho allenamento, do il 100%, mi alleno bene e poi deciderà il mister se farmi giocare o no. Ma che tipo di difficoltà hai avuto? Perché non riuscivi a essere te stesso? Penso che difficoltà hanno avuto tutti. La squadra alla fine mi ha fatto molto fatica, poi è chiaro che poi è difficile anche farti vedere così, però penso che adesso col nuovo mister ci ha dato cosa in più, stiamo rendendo un po' meglio e poi anche il singolo riesce a esprimersi. Praticamente cosa è cambiato per te passando da Stellone a Colantino? Per me è rimasto così, cioè è rimasto uguale, tanto abbiamo giocato con Stellone un 4-4-2, con il mister Colantono giochiamo un 4-3-3, per me non è che cambia tanto, magari ci ha cambiato un po' la testa, siamo un po' più frizzanti magari, però per me non è che ha cambiato tatticamente tanto, cioè io mi trovo bene anche con Colantono. Fabio, Bari non bellissimo ma vincente, il cinismo è stata l'unica chiave del successo di sabato. Sì, io firmerei per vincere le partite anche giocando male, alla fine contano i tre punti, è brutto giocare bene e poi perdere, a me importano solo i tre punti, è quello che conta. Ecco, il mister Colantono aveva messo in guardia, no, dall'insidia della partita perché affrontavate una Salernitana che aveva appena cambiato allenatore, secondo te quelle difficoltà sono state dettate dall'imprevedibilità che hanno fatto in campo la squadra granata? Cosa non ha funzionato? Perché sul piano del gioco abbiamo visto un po' di passi indietro rispetto alla gara brillante invece di Verona. Ma allora, prima cosa, la Salernitana è una squadra forte, è una bella squadra, cioè giocatori forti. E penso che anche noi abbiamo provato, noi proviamo sempre adesso a giocare la palla, a giocare in avanti, può darsi questa volta non ha funzionato tanto bene, però ci proviamo e questo penso che è importante per noi. Come già detto, poi la Salernitana non è una squadretta, è una squadra forte che adesso sicuramente col nuovo allenatore che ha dato una scossa in più, ci ha messo a darsi un po' in difficoltà, però alla fine abbiamo portato a casa questi tre punti che per noi erano importantissimi. È stato un caso secondo te che i gol sono arrivati sul calcio piazzato? Un caso non direi, perché il mister ci ha detto che
possiamo fargli male con i calci d'angolo, con i calci piazzati, e così è avvenuto, allora è meglio così. Fabio, ora si va a Pisa, contro un allenatore tu conosci bene, giusto? L'hai già incrociato a Palermo? Sì, no, io no, il mister Gattuso l'ho avuto... 2013? Sì, sì, l'ho avuto 5 mesi o 6 mesi. E no, no, lo conosco bene. Sicuramente ci aspetterà una partita molto difficile, perché so come il mister prepara le partite, ti carica, ti... No, mi ricordo benissimo, cioè io col mister mi sono trovato benissimo, era una persona eccezionale, pure come allenatore, poi ti dava prima delle partite una carica enorme, che sicuramente adesso contro di noi farà la stessa cosa, e per quello ci aspetterà una partita molto molto difficile. E dal punto di vista ambientale state leggendo un po' la Pisa, le ultime problematiche, stasera c'è anche un'assemblea cittadina, si paventa anche il rischio di non giocare, come state preparando questo? No, a noi questa cosa non ci interessa, noi ci prepariamo come se come giochiamo a venerdì. A noi non ci interessa, poi per loro sarà ancora un oltre prepararla ancora di più, non so, concentrarsi ancora di più, e poi, come già detto, come il mister prepara le gare, sarà ancora magari per noi ancora una difficoltà in più. Ultima domanda dal punto di vista della conferenza post settimana, tu in questo eventuale schieramento un 3-5-2, un 3-4-3 ti vedresti meglio nei tre dietro o come la Io ho sempre giocato al centrocampo a 5, cioè come esterno, a largo, sì, esatto. Però potrei giocare pure come centrale nei tre. Per me è uguale. Dove il mister mi vuole schierare, io ci gioco. Poi è chiaro che deciderà il mister, non lo so. Adesso inizia una serie di incontri importanti, oltre a Pisa, poi c'è la sfida tutta le vie del sud contro l'Avellino, l'Ascoli, per poi chiudere con la SPAL. Il mister nell'ultima conferenza stampa aveva parlato di una possibile volata anche per avere ottimi scenari in vista del girone di ritorno. Quanto pensi possa dare questa squadra, soprattutto a cosa puntate? Quota 30 punti di più? Vi siete fatti delle tabelle nello spogliatoio? No, tabelle no. Noi prepariamo partita dopo partita. Adesso c'è il Pisa, è chiaro che noi ogni partita vogliamo fare i punti. E è chiaro che Misa ci ha detto, adesso sono delle partite importantissime fino al 3 dicembre, e vogliamo chiudere in bellezza. Vogliamo dare il massimo per portare i punti a casa. Però tabelle così in spogliatoio non esistono. Senti, io ti volevo chiedere invece, nella vita si dice trovarsi al posto giusto al momento giusto. Pensi che sia un detto che si ritagli proprio quello che è successo a te? No, sì, quello sì, ci può stare. Però io, un allenatore mi diceva sempre che tante volte le palle, le seconde palle o i calci d'angolo, la palla sfila sempre al secondo palo, e io ci provo di stare lì, e poi certo tante volte proprio la palla cade o passa dal secondo palo, e io ci provo di stare lì, poi certe volte capita e certe volte no, però tante volte passa sempre di lì. Poi ti chiedo di commentare una cosa che secondo me è stata una delle più belle di questa partita. Il VAR ha rischiato un altro autogol, Mikai è stato bravissimo a impedirlo, poi c'è stato questo abbraccio tra Tonucci e Mikai. Come l'hai vissuto tu? Cioè, una cosa così bella, cosa vuol dire? No, vuol dire che siamo una squadra compatta, che ognuno aiuta l'altro, sbaglio io, sbaglia qualcun altro della squadra e un altro prova a metterci la pezza e aiutarlo. È stato un gesto molto bello, e si è visto come noi ci inganniamo tra di noi e come ci aiutiamo. Durante le gol tutti in movimento per completare quello di come tu dici, il mister mi diceva tutti in movimento e il tuo gol oppure vai. No, tutti, cioè, tanti, quasi tutti in palla nativa.
poi come rispinta, l'hanno rimessa o così, però tante da punizioni o da calcio d'angoli. Gattuso ci rimase male quando proprio da Palermo? Penso di sì, ci è rimasto male, però purtroppo lì contano come dappertutto. Che cosa non funzionò allora? Non venivano i risultati, e penso che nel calcio... La sconfitta a Bari, esatto, esatto. E come nel calcio, purtroppo contano i risultati. E noi a mister eravamo molto legati, perché era veramente una brava persona, un bravo allenatore. Cioè, veramente... Non ero Palermo quasi, c'era Dybala. No, eravamo, cioè noi come squadra lì a Palermo eravamo un squadrone, avevamo in attacco, sì, Dybala, Belotti, Hernandez, Lafferty, Vasquez. Uccelli con la partita con l'Hertha di Berlino in Germania? No, io sono arrivato dopo, però io non c'ero, io sono arrivato l'ultima settimana di ritiro nell'Austria, sono arrivato. Abad, sì, esatto. E no, per me è stato, quell'anno lì è stato molto intenso, però anche molto molto bello. Altra domanda? Come avete vissuto il gol di De Luca? Perché tu sei importante, chiuso la partita, lui non segnava a San Nicola da 10 mesi, no? Abbiamo visto un abbraccio di tutti voi nei suoi confronti, ci puoi raccontare anche magari qualche retroscena, insomma, come l'avete vissuto la situazione? No, io sono contentissimo per Beppe, che finalmente ha segnato qua a Bari, sono molto contento. E l'ho visto proprio quando ha fatto sto gol, come si è un piccolo respiro, e questo mi dà molta fiducia che adesso si sente darsi un po' più libero con la testa, perché a noi ci serve lui come tutti gli altri, non è che ci serve solo lui, ci servono proprio tutti. Però ci può dare adesso un'altra mano in queste partite finali che sono molto importanti per noi. Un attaccante che si sblocca, un altro che invece sono fuori fatica, Riccardo Maniero, secondo te perché? Non lo so, però sono io per Rick, sono tranquillo, perché tanto prima o poi si sbloccherà pure lui adesso e poi vediamo. L'importante sono queste queste partite che mancano. E poi si vedrà. Il tuo record di reti 4 a Brescia, giusto? Esatto. Speriamo di sì. No, mancano 2 reti per farne 4 e altre 3 per superare. Allora provo a superarli. Lo superi cena di squadra. Cena di squadra. Va bene, Pari Finora, ormai sono una cosa. Il Pari Finora non ha mai cercato 2 vittorie consecutive in questa stagione. Che sia finalmente la volta buona. Speriamo di sì. Ci facciamo di tutto per far venire sta cosa, e ci teniamo molto. Grazie.